Oggi andiamo a realizzare con il nostro brother Canvas Workspace un progetto delizioso. Andiamo a vedere le proposte che sono a disposizione di tutti gli utenti con il filtro cuore. Proviamo questa graziosa scatolina a forma di cuore. Come vediamo, il progetto viene organizzato in più pagine, ognuna dedicata a vari dettagli. A noi interessa solo la scatolina. Clicchiamo. E come vediamo, la scatolina ci è stata caricata sul nostro tappetino di taglio. A questo punto, sapendo che metteremo un cartoncino, per esempio, di dimensioni come un foglio A4, l'andiamo a dimensionare. Per la grandezza che ci occorre, mettiamo 100 di larghezza e tutte le altre grandezze si proporzionano di conseguenza se c'è la spunta a mantieni proporzioni. A questo punto andiamo a duplicare. Ce le ha ovviamente espanse su tutto il tappetino, ma noi abbiamo un'area di taglio inferiore, quindi le selezioniamo ad una e le andiamo a giustapporre come ci conviene. Tutto quello che abbiamo fatto qui sarebbe stato possibile farlo anche all'interno della macchina, in cui c'è un display con tutte le funzioni di allineamento, duplicazione e ridimensionamento. Fatto questo, possiamo andare a salvare col nome e lo chiamerò Cuore Rosa. Dopo che l'abbiamo salvato, andiamo su Esporta, Trasferisci file. Selezionare il metodo di esportazione. Noi selezioniamo il metodo via internet. Per quale motivo? Perché questo software ha un accesso con un account e quindi tutto quello che noi facciamo sul PC viene automaticamente poi trasferito alla macchina. E facciamo ok. A questo punto non dobbiamo far altro che andare alla macchina e fare l'importazione. Abbiamo disposto le nostre quattro scatoline sulla tavola di taglio e la macchina sta procedendo. 4 minuti totali per quattro scatoline, non grandi, però una buona produttività. Mentre la ScanCut taglia le scatoline, noi intanto con una stampante termica andiamo a produrre le nostre etichette per completare la confezione. Vedete quanto è facile, veloce, ma anche relativamente economico. Oltretutto possiamo stampare, oltre che con tantissimi altri colori, anche con l'oro. Bellissimo effetto. Con la stessa stampante, sempre a trasferimento termico, possiamo stampare dei nastri in raso. Guardate che belle le stampe, possiamo inserire testi, immagini, tutto in pandan con la nostra grafica. Questo è un processo ideale per chi fa confezioni regalo, ma anche per il confezionamento di bomboniere, portaconfetti, portagioie. Veramente un'attività incredibile per le nostre confezioni. Ecco, il taglio è completato, adesso andiamo a rifinire le nostre scatoline ripiegandole e personalizzandole con etichette e nastri. Quindi combinando la capacità di queste due macchine, una per il taglio delle scatoline, una per la stampa di etichette e nastri, riusciamo veramente a svolgere un'attività di confezionamento incessante, assolutamente produttiva e soddisfacente per tutti i gusti. Contattateci se vi interessa questa soluzione combinata per il vostro confezionamento.